Buongiorno, stamattina mi trovo alla centrale di San Bernardo a 1043 metri sopra San Giacomo Filippo, strada per Montespluga. Come vedete qua ci sono parecchi parcheggi, la strada per arrivare è asfaltata, un po' strettina come al solito, e subito qua di fianco alla centrale comincia il nostro percorso e andremo verso il lago del Truzzo a 2 ore 40. Poi vediamo se riusciamo ad andare anche fino su al rifugio Carlo Emilio. Vediamo com'è la neve. Si comincia. Il primo pezzo è una bella mulattiera non troppo pendente che costeggia tutto il fiume, come vedete il fiume. Dopo una ventina di minuti siamo nella Valle del Drogo a 1220 metri circa. Qua troviamo alcune casette. Dopo una mezz'oretta siamo a Valle del Drogo Caurga a 1255. Qua ci sono parecchie baite. Siamo proprio di fianco all'agriturismo del Camuscin, per il momento vedo che è chiuso, non so se è già aperto, e si continua verso il lago del Truzzo. Dopo circa un'oretta di facile mulattiera siamo arrivati a questa bella cascatina. E si va avanti. Dopo 1 ora e 45 siamo a Cort di Lavaz a 1765 metri. Una piccola baita. Quella dovrebbe essere l'Alpelendine, se non sbaglio. Si continua. Dopo un paio d'ore siamo arrivati a un altro bel alpeggio e là in alto sopra c'è la diga del Truzzo, quindi non manca molto. Siamo arrivati a una deviazione, a sinistra si vede già da qua, c'è la casa del custode e la pista di atterraggio dell'elicottero, e poi volendo c'è una scalinata che vi porta su al lago che è sopra qua. Oppure quella che farò io, seguite il cartello Lago del Truzzo Alpi Alpigia qua a destra, così evitate i gradini. Da qua si vede bene la pista d'atterraggio, siamo quasi arrivati, adesso c'è questa montagna di neve, speriamo che si può aggirare, vediamo. Bene, la neve si può aggirare e siamo arrivati al lago del Truzzo a 2085 metri. Vediamo il lago, si sta gelando. Guardate che spettacolo. Adesso andiamo di là, si vede meglio. Adesso si costeggia tutto il lago e andiamo là verso la diga. Guardate che spettacolo. Bene, andiamo là alla diga. Siamo arrivati alla diga. Dall'altra parte il lago. Adesso andiamo in fondo alla diga. Alla fine della diga non ci sono cartelli, c'è questa freccia qua a destra col segno del CAI per andare verso il Lago Nero e il rifugio Carlo Emilio, quindi seguiamo queste indicazioni.
La strada per il Lago Nero non è che sia difficile, ma è un po' più tecnica di quella fatta fino alla diga. Ci sono alcuni punti ancora innevati, come vedete. Vediamo un po'. Beh, ma non sono molto lunghi, vedremo se si può. Andiamo avanti. Allora, la diga, abbiamo fatto tutto quel percorso là così. Poi si taglia tutto a destra, dove ci sono i segni, ci sono anche i cartelli. Adesso l'ultimo pezzo, come vedete, è un po' più ripido, un po' di roccette, ma non è che sia difficile. E appena sopra lì c'è il Lago Nero. Eccomi arrivato al Lago Nero. È già quasi tutto gelato. Dall'altra parte è rifugio Carlo Emilio. Per arrivare al rifugio dovete poi prendere lì a destra, seguire sopra lì i segni del CAI e arriverete al rifugio. Ma bisogna prendere le chiavi perché è chiuso, vi raccomando. Quindi adesso non andrò là perché è inutile, non ho le chiavi. Mi fermo qua a mangiare in questo bel posto. Bene, siamo arrivati al termine di questa escursione. Vi raccomando, iscrivetevi per rimanere aggiornati. Mettete il pollice su, like se vi è piaciuto. Sotto al video nei dettagli troverete anche la traccia GPS. Per oggi è tutto, alla prossima!